Domani sarà una festa dei lavoratori sottotono. I dati sono sempre più preoccupanti. 2 giovani su 5 non hanno un'occupazione. Anche Piacenza però celebra il 1° maggio con diverse iniziative. Il Concertas, per esempio, si sdoppia e diventa sempre più trasversale. È partito questo pomeriggio l'evento organizzato dai Giovani Democratici alla Cooperativa Sant'Antonio in via Emilia Pavese. Non solo musica, ma anche incontri, mostre fotografiche, bancarelle, specialità enogastronomiche per celebrare la festa. Questa sera abbiamo un Wanted, cioè un Aspettando il Concertas. L'iniziativa è sempre sullo stesso stile degli altri anni, birra, salamelle, solite cose, ma in più abbiamo, come del resto l'anno scorso, il contest fotografico e letterario, cioè la ragazza prende la birra, la possibilità di votare la propria foto, il proprio racconto. Questa sera, dopo il dibattito su crisi occupazionale e sociale coordinato da Paola Romanini, caporedattore di Libertà, e Vincenzo Colla, segretario regionale CGIL, si alterneranno sul palco 5 band che intratterranno gli ospiti con musica rock e non solo. Domani alle 15.30 si entrerà nel vivo col vero e proprio Concertas, che vedrà ben 8 gruppi darsi il cambio sulla scena sempre più alternativa e interattiva della manifestazione più cool del 1° maggio.